Buongiorno a tutti. La sovrintendenza, nella sua ipotesi di restauro del ponte della Fossetta alla Taglia Cuci, non trova il consenso di molti che vedono in un simile intervento un esperimento, per realizzare il quale servirebbero molto più tempo e risorse che non nel demolirlo e rifarlo nuovo. Sulla demolizione si trovano comunque d'accordo il consigliere regionale Dolfin e l'esponente di Obiettivo Chioggia, l'ex assessore ai lavori pubblici Alessandra Penso. I due, in due interventi diversi, sono arrivati comunque alla stessa conclusione. La struttura del ponte non è ammalorata solo sui conglomerati cementizi, ma anche sull'armatura interna in ferro. Come nel sopralluogo avvenuto a novembre da parte della sovrintendenza, in questo avvenuto nei giorni scorsi, senza la presenza della sovrintendenza ma con quella del professore dello IUAV, l'Università di Venezia, l'intervento suggerito è il recupero degli elementi recuperabili, che alla fine consistono nel 30% della totalità. Anche se risale agli anni 30 del secolo scorso, la storicità del manufatto non sembra essere eclatante, anche in quanto alcuni elementi dovrebbero essere stati già sostituiti in interventi di restauro precedenti. Come ha affermato Dolfin, un intervento simile non garantirebbe comunque una massima durata, senza considerare il necessario adeguamento alle norme antisismiche. Come ha fatto notare la Penso, il ponte adiacente al ponte della Fossetta, il Gran Cavalcavia, ha dimostrato durante le prove di carico e dei materiali di aver necessità di manutenzione. Diventa quindi indispensabile in quest'ottica che il ponte della Fossetta sia in grado di sostenere il traffico veicolare che si sposterebbe sulla struttura per non creare un isolamento insostenibile in tutta la città. Sono 3 anni che questo ponte è chiuso al traffico, mentre si disquisisce sulla sua storicità e la necessità di sistemarlo o di ricostruirlo che sia. La richiesta di un intervento è all'unisono, non si può più rimandare. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17, anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. La pizza da Leo ti aspetta! Rasenta la presa in giro nei confronti del rispetto delle ordinanze per la sicurezza in mare, delle norme e del vivere civile, il souk che si crea quotidianamente sul litorale, con tanto di manichini per esporre le vesti e specchi per fare la prova vestiti. Venditori ambulanti molto ben organizzati che sembrano occupare un unico tratto di litorale tra la torretta 6 e la torretta 3. I venditori sulla spiaggia dovrebbero essere ambulanti, non stanziali. Ogni 2 ore quindi dovrebbero prendere le loro cose e spostarsi, ma non lo fanno. Non solo, a fianco dei venditori ambulanti, che ambulanti non solo, si sommano gli innumerevoli abusivi. Inoltre, in questi mercati non esiste distanziamento né sanificazione dei prodotti. Se servisse inoltre intervenire per un'emergenza in mare, il percorso a mare sarebbe impedito dalla teoria di merci che si snodano sull'arenile. Servono quindi maggiori controlli che, secondo quanto dice Giorgio Bellemo, presidente Ascot alla Nuova Venezia, sembrano concentrarsi invece sugli stabilimenti. Il centro SIMLAB Data Medica di Chioggia amplia la propria offerta diagnostica e propone, oltre alle consuete analisi mediche, anche un servizio di tamponi molecolari qui nella sede storica di Campo Marconi. Grazie a questo nuovo servizio è possibile, presentandosi in questo centro in orari dediti, eseguire il test di riferimento per la diagnosi da infezione da SARS-CoV-2 con un risultato affidabile e sicuro, ed inoltre questo test permette anche di riconoscere le varianti del virus ad oggi note. E le modalità per la prenotazione? La prenotazione è molto semplice, infatti si può fare online utilizzando la nostra piattaforma sincoda.sinlab.it. Uno in questo modo sceglie il giorno e l'orario utilizzando le fasce di orari messe a disposizione dalla struttura. Una volta fatta la prenotazione si riceve un SMS ed una mail di conferma, per cui poi basta semplicemente recarsi nel nostro centro nel giorno fissato per eseguire il test. Ma poi una volta fatto l'esame per avere il referto e quanto tempo ci vuole?
In queste ultime settimane in realtà abbiamo potenziato notevolmente la nostra attività proprio per dare al cittadino una risposta rapida ed efficiente. Di norma il referto lo si ottiene dopo un giorno lavorativo scaricandolo online. Per esigenze particolari è possibile avere anche il referto in lingua inglese. Nella notte di sabato tre veicoli, forse a causa di un sorpasso azzardato, sono rimasti coinvolti in un incidente verso le 22:30 sul ponte Translagunare. I feriti, nessuno in gravi condizioni, sono stati portati al pronto soccorso e la strada statale è stata chiusa al traffico per oltre un'ora in entrambi i sensi di marcia per permettere i rilievi da parte dei carabinieri e lo spostamento dei mezzi. Il traffico si è quindi spostato sull'Arzeron. Le conseguenze riflesse proprio sul traffico hanno avuto poca incidenza in quanto l'incidente è avvenuto in orario notturno. Se fosse accaduto di giorno le cose sarebbero state ben diverse. Lo leggo sul Gazzettino in edicola oggi. La Giunta ha deciso di affidare il terreno acquisito da Eni negli anni 90 ad associazioni e ad altre realtà economiche. Si tratta di oltre 57.000 metri quadrati di terreno, dei quali una buona parte andrà destinata al motocross, 800 metri quadrati ai balestrieri della Marciliana, una parte alla Cogevo e una parte a un'impresa edile. L'intera superficie, sul piano delle alienazioni, è stata messa in vendita per 2 milioni di euro. L'area, che si trova a Calino, è già stata messa all'asta per un paio di volte, ma non riscuotendo particolari interessi. Quando venne acquistata, a un prezzo conveniente comunque, venne pubblicizzata come un ottimo acquisto. Lo leggo sul Gazzettino in edicola oggi. A Marghera, una donna di 50 anni è deceduta dopo un breve malore. Le due figlie, entrambe maggiorenni, chiamano il 118. I medici, dopo aver constatato il decesso della donna di morte naturale, se ne vanno. Lasciano la salma nel letto. Le figlie assistono senza reagire e vegliano la madre morta sul suo letto. Si tratta di una famiglia apparentemente isolata ed è quasi emarginata, abituata a non essere tenuta in considerazione e ad aver bisogno degli altri per sopravvivere. Il padre, in trasferta per lavoro, seppur avvertito, torna a casa dopo 3 giorni, trovando la moglie deceduta, ancora sul letto e le figlie rassegnate. Chiama la polizia locale che verificherà perché nessuno in piena estate non si sia preso carico della salma. È la polizia infatti che informa poi i servizi sociali, che chiama un'agenzia funebre, la quale rimuove la salma e richiede alla USS la sanificazione dei locali. Lo leggo sulla Voce di Venezia. Anche a Chioggia, presso Parco Commerciale Clodì, puoi acquistare il tuo mezzo di trasporto del futuro. I migliori prodotti del mercato e a costi contenuti. Per informazioni visita il sito www.motozone.it o chiedi informazioni via email info@motozone.it. Un'operazione di controllo volta alla repressione dello spaccio, svolta dalla polizia locale della Gazzera a Venezia, ha permesso l'arresto di un 17enne e la denuncia di 2 persone. Sembra che il 17enne, in attesa vicino a un bar, stesse fumando uno spinello, buttato all'avvicinarsi delle forze dell'ordine che lo hanno bloccato e identificato. È stato notato dagli agenti mentre parlava al telefono dopo essere stato avvistato. Pertanto, sotto casa sua è stata inviata una pattuglia che ha notato 2 coetanei salire in casa e uscire nascondendo qualcosa tra i vestiti. Fermati e identificati, sono stati trovati in possesso di un totale di 27 dosi di cocaina pronta allo spaccio, oltre a 2.000 euro, giustificati come trovati per terra. In casa del primo ragazzo è stata trovata anche una modica quantità di hashis. Questi è stato arrestato e condotto al carcere minorile di Treviso. Gli altri 2 ragazzi invece risultano indagati a piede libero. Lo leggo su Venezia Today. Sul BUR della Regione Veneto sarà pubblicato venerdì 9 luglio un bando a favore dell'apicoltura per un totale complessivo di 230.000 euro, che saranno destinati a sostenere e promuovere la produzione di prodotti e la relativa commercializzazione. Per presentare le relative domande, gli interessati hanno tempo dal 9 luglio al 7 settembre. I moduli saranno disponibili sul sito AVEPA, che si occuperà della gestione tecnica e amministrativa dei contributi. Il finanziamento sosterrà l'acquisto di regine
cittadine e famiglie l'acquisto di ambienti adeguati e sarà a disposizione di imprenditori agricoli, di associazioni di apicoltori. Si tratta di un aiuto concreto a sostegno degli apicoltori per contribuire alla salvaguardia degli insetti impollinatori, che hanno un ruolo fondamentale nell'ecosistema agricolo. L'obiettivo è quindi la tutela dell'insetto e di un'attività ad esso legato, che in Veneto conta 75.000 alveari e una produzione di circa 1.500 tonnellate di miele. Lo leggo sulla Nuova Venezia. Parlando di insetti, parliamo anche di zanzare. Anche per quest'anno è stato confermato il bonus zanzare. Le zanzariere, per poter godere del beneficio, devono fungere anche da schermo solare. L'agevolazione è prevista per un massimo di spesa di 60.000 euro da effettuare entro il 31 gennaio. L'agevolazione consiste in una detrazione del 50% sulla spesa effettuata come riduzione delle imposte. Rientra quindi nell'eco bonus al 50% in quanto le zanzariere che beneficiano del bonus sono solamente quelle che fungono anche da schermo solare in quanto rientrano in un quadro di risparmio energetico. Rientra anche la spesa sostenuta per la predisposizione delle pratiche Enea. Il bonus vale per qualsiasi edificio accatastato in regola con tutti i pagamenti di tributi e oneri. Non vale comunque per le case in via di costruzione. Il pagamento delle zanzariere va fatto con un unico bonifico parlante e il rimborso si recupera nel corso di 10 anni. La documentazione relativa va conservata per tutto l'arco di tempo. La comunicazione all'Enea va fatta entro 90 giorni. Lo leggo dalla dalla Venezia Today. Giovedì scorso un tale si era presentato alla questura di Treviso per denunciare il furto di una Fiat Abarth rossa, Fiat 500, auto d'epoca e di un certo valore, sparita dal parcheggio di un multipiano. Si trattava comunque di un'auto che difficilmente passa inosservata. Infatti, poco dopo la denuncia, è stata ritrovata da una pattuglia nel cortile di un condominio. Al suo fianco il responsabile del furto, un 24enne già noto alle forze dell'ordine, che dopo aver provato a giustificare un incauto acquisto, ha confessato venendo denunciato in stato di libertà per furto aggravato. Lo leggo sul giornale Nord-Est. Per ACTV si profila un altro sciopero di 3 ore. Sembra infatti che da gennaio, quando sono stati comunicati i cambiamenti aziendali a seguito dei minori introiti dovuti alla pandemia, non sembra siano stati fatti grandi passi avanti. Il prossimo sciopero sarà probabilmente proclamato per il 23 luglio e, come i precedenti, dalle ore 10 alle ore 13. Anche in questo caso non ci saranno fasce minime e non saranno previsti collegamenti con le isole. I temi su cui verterà lo sciopero saranno a livello nazionale per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, mentre a livello locale con il taglio della contrattazione del secondo livello, giustificato con la necessità di contenere i costi aziendali, ma legato non solo al denaro, ma anche ad adeguamenti di soste fisiologiche, turni riposi ed orari. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, lunedì 5 luglio, è la farmacia La Navicella, in Viale Mediterraneo. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti.